Sono io Cassandra. E questa è la mia città sotto le ceneri. E questi nastri, le bende di profeta. E questa è la mia testa piena di dubbi. È vero, sto trionfando. I miei giusti presagi hanno acceso il cielo. Solamente i profeti inascoltati godono di simili viste. Solamente quelli partiti con il piede sbagliato. E tutto poté compiersi tanto in fretta, come se non fossero mai esistiti. Ora lo ricordo con chiarezza. La gente, vedendomi, si interrompeva a metà. Le risate morivano, le mani si scioglievano, i bambini correvano dalle madri. Non conoscevo neppure i loro effimeri nomi. E quella canzoncina sulla foglia verde, nessuno la finiva mai in mia presenza. Foglia verde. Foglia verde, foglia verde. C'è chi vince e c'è chi perde. Foglia verde, in mezzo al prato. Non ricordo più il passato. Li amavo, ma amavo dall'alto, da sopra la vita, dal futuro, dove è sempre vuoto e da dove nulla è più facile del vedere la morte. Mi dispiace che la mia voce fosse dura. Guardatevi dall'alto delle stelle, gridavo. Guardatevi dall'alto delle stelle! Sentivano e abbassavano gli occhi. Vivevano nella vita, permeati da un grande vento, con sorti già decise, fin dalla nascita, in corpi da commiato. Ma c'era in loro un'umida speranza, una fiammella nutrita dal proprio luccichio. Loro sapevano che cos'è davvero un istante, o almeno uno qualunque, prima di... È andata come dicevo io, solo che non ne viene nulla. E questa è la mia veste bruciacchiata, e questo è il mio cerpame di profeta, e questo è il mio volto stravolto, un volto che non sapeva di poter essere bello. Che strana sensazione dire questa poesia della Szymborska, monologo per Cassandra, davanti a una platea vuota, ripensando allo spettacolo che ho fatto per tanto tempo, Cassandra, in cui dico questa poesia davanti a platee piene, teatri di pietra, teatri al chiuso, dovunque, da tanti anni. È una sensazione, risuona veramente in maniera stranissima, molto inquietante anche. Ma il mio pubblico adesso non è lì, non c'è nessuno in sala. Sì, c'è Daniele, che mi aiuta con la musica, ma lì non c'è nessuno. E quindi il mio pubblico adesso è lì. E io devo capire in che maniera posso far passare il senso del teatro, il senso di quello che si vive facendo uno spettacolo anche come questo di Cassandra,
attraverso questo mezzo. Lo dobbiamo probabilmente imparare, qualcosa che ci è completamente sconosciuto. Del resto non avremmo mai pensato, no, di vivere un momento di questo genere. E quindi io voglio raccontare Cassandra, non fare lo spettacolo, perché quel poco ce n'è anche una versione già registrata, ma non è qualcosa che io amo, anzi detesto, diciamoci la verità. E la cosa più importante è parlarne e far capire in che maniera un artista, un attore può immaginare di usare, tra virgolette, il mito di Cassandra per uno spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale del 2011, è nato proprio in quell'anno, e non è casuale, perché quell'anno è successa una cosa molto, molto forte, molto dura. E ci fu cioè un terremoto, un maremoto che fece scoppiare la centrale nucleare di Fukushima, e ci fu uno sversamento di tonnellate di materiale radioattivo nell'oceano. E, insomma, successe qualche cosa che personalmente vissi con grande sgomento e turbamento. Quindi il grande mondo tecnologico del Giappone, a cui tutti noi avevamo guardato, no? Non dico con speranza, ma comunque con invidia e anche con una sorta di attrazione, perché era un mondo perfetto che ci raccontava quanto la tecnologia potesse essere vincente, ci potesse portare avanti, potesse farci fare grandi conquiste. Proprio quel mondo si stava sgretolando, comunque stava cedendo un po'. E fino a quel punto io avevo avuto molta fiducia, ero sempre stata abbastanza interessata a tutto quello che stava accadendo, non dico soltanto là, naturalmente, ma no, ma tutto quello che la tecnologia poteva sì, non solo raccontare, ma anche farci vivere, no? Un progresso fatto di conquiste di questo genere, una specie di spirale folle, partita, che poteva portarci molto, molto avanti. Quell'anno io ebbi un blocco, una sorta di tremore interno. Questo tremore mi fece venire voglia di lavorare su questo sentimento. Nel momento in cui sentivo questo bisogno, ho voluto portarlo, sentivo di doverlo portare, approfondirlo. E che cosa c'è di meglio, per un attore specialmente, un'attrice, lavorare sul mito? Perché in qualche maniera attraverso il mito, cioè il mito non rimane nella storia, continua ad abitare quella storia, per quello che è così potente. E certo, un mito che mi ha sempre colpito tanto, mi ha sempre comunque coinvolta, è quello di Cassandra, la profetessa inascoltata, colei che predice il futuro, vede il futuro, ma non è ascoltata, non è creduta. Francamente, il processo è stato lunghissimo per avvicinare questo grande archetipo, questo mito, alla storia contemporanea, ma ci sono riuscita abbastanza facilmente attraverso la lettura, sì, ovviamente del mito stesso, da Eschilo, ovviamente Euripide, ma anche Seneca, e per poi arrivare in realtà a testimoni, ad altre Cassandre. Mi sono resa conto, studiando la storia, che nel tempo tante Cassandre ci sono state, maschi e femmine, tanti autori che hanno messo sulla carta una predizione che poi in realtà si è avverata. In questo processo lungo, che è durato quasi un anno, in cui io buttavo giù tanti appunti, mi rendevo conto che piano piano la storia di Cassandra, quella del mito, e la nostra storia si stavano mettendo insieme. Voglio mostrarvi, ecco, su quella scrivania, su questo tavolo da lavoro, c'è una parte dei libri che ho consultato, perché mi sembravano necessari. Io andavo a prendere sia dalla mia libreria, ma anche cercando anche in altri
nei siti, cercavo di capire come portarla avanti questa mia storia, fino a che punto potesse avere un senso farla, portarla in scena naturalmente. E ora ve li mostro e vi faccio sentire, cerco di far capire il mio processo di avvicinamento attraverso questo personaggio così grande che, come dire, ogni attore forse vorrebbe portare in scena. E ogni essere umano vorrebbe evitare di portare in scena, perché a livello attoriale ti dà tantissime opportunità, no? La possessione di Cassandra, la sua lucidità invece, ma se improvvisamente ti rendi conto che le persone, coloro che seguono il teatro, ti identificano in qualche maniera con Cassandra, perché lo spettacolo che hanno visto li ha talmente colpiti che hanno sempre pensato a me e a Cassandra, beh, questo non è tanto bello, perché si sa che Cassandra, la figura di Cassandra è legata alla tragedia, insomma, non, la sua profezia, ahimè, non era certo una profezia di eventi benevoli, ma di un futuro abbastanza pesante, agghiacciante, addirittura la fine di una civiltà. E di questo io ho voluto parlare. Allora, cerchiamo di entrare nella storia. E allora, ecco qua il famoso tavolo di lavoro. Ce ne sono pochi di libri rispetto a quelli che ho consultato, diciamo. E tra i primi, ovviamente, sono venuti fuori Eschilo, Euripide, Seneca, Virgilio con l'Eneide. E in questa storia, della storia di Cassandra nel mito, beh, una cosa viene fuori in maniera molto, molto netta, e cioè che questa creatura ha avuto un dono assai scomodo, no? Il dono della preveggenza. E quindi ho scoperto anche subito dopo che però il dono della preveggenza è un dono tutto umano, che in realtà ognuno di noi può avere se si conoscono le condizioni del presente e in qualche maniera si conosce il proprio passato. Prevedere il futuro in fondo non sarebbe così difficile, però è chiaro che i requisiti sono questi. Bisogna essere molto molto lucidi in realtà. Comunque, il testo che mi ha condotto per mano attraverso la storia di Cassandra è un testo di un'autrice contemporanea, cioè Christa Wolf. La Cassandra di Christa Wolf, tradotta mirabilmente da Anita Raia, ed è il primo testo che ho letto di questi, come dire, di questi autori che ci hanno fatto ritrovare il mito nel mondo contemporaneo, perché come dicevo prima, questo è molto molto chiaro, il mito rimane, permane, continua ad abitare il mondo. E Christa Wolf nella sua Cassandra ci presenta questa figura in maniera molto diretta e molto, devo dire, tenera, e che in qualche maniera mi ha commosso, perché è stata un'esperienza sua, proprio di Christa Wolf, quella di incontrare Cassandra davanti alle mura di Micene, sotto la porta dei leoni a Micene. E c'è questo racconto magnifico che fa parte di questo libro, che inizia così, in cui lei vede Cassandra, improvvisamente la percepisce, la riesce a inquadrare, la riesce a vederla proprio, e una delle prime frasi che fa dire a questo personaggio nel suo romanzo, è un romanzo, non è un testo teatrale, come sicuramente sapete, è c'è qualche cosa in me che corrisponde al vuoto del cielo su questo paese nemico. Il vuoto del cielo. Il vuoto del cielo è qualcosa di cui parlava anche Euripide in qualche maniera, se ci si pensa bene, perché è chiaro che la Cassandra di Euripide, scritta nelle Troiane di Euripide, è molto diversa dalla Cassandra dell'Agamennone di Eschilo. E si vede molto forte questo improvvisamente svuotamento del cielo, perché nella Cassandra di Eschilo Apollo è il dominatore della scena, è Apollo che parla attraverso Cassandra, è il protagonista in realtà. Mentre nella Cassandra di Euripide vediamo un personaggio che si prende lo spazio umano del dire. Lo dice, fa capire perfettamente che è riuscita a percepire perfettamente quello che accadrà al mondo intorno a sé, cioè al mondo che la sta accogliendo in quel momento, vale a dire là dove è arrivata a Micene insieme ad Agamennone,
il vincitore di Troia, il conquistatore della sua città, colui che ha distrutto Troia, che l'ha portata via come bottino di guerra, l'ha portata lì in quella casa dove vorrebbe probabilmente averla sempre attorno, ma Cassandra percepisce perfettamente che questa terra è una terra di morte. È una terra in cui non solo morirà Agamennone, non solo lei stessa verrà uccisa, ma a questo punto la catena delle morti si susseguirà con l'assassinio poi di Clitennestra e poi vabbè, arriveranno le Rini, ma Cassandra semplicemente mette insieme i pezzi. Allora, la cosa bellissima della Cassandra di Christa Wolf è proprio il fatto che mi ha aiutata a entrare nella storia antica con però delle modalità completamente contemporanee, perché la sua Cassandra appunto è colei che ha la possibilità di vedere rispetto a coloro che sono diventati ciechi. Si scaglia totalmente contro la cecità. Come si può non vedere? E guarda caso, esattamente quello che dice Seneca, per esempio, o quello che poi diceva chiaramente Virgilio nell'Eneide, perché proprio in Seneca c'è un pezzo che è però del coro, ma io ho messo in bocca Cassandra, perché è questo un po' il processo che ho compiuto per creare un personaggio altro da quello dei libri. Il coro dell'Agamennone, di Seneca, di questo Agamennone, dice proprio questo: la nostra fine era prevedibile. Dice proprio questo. Com'era possibile non sentire che quello che stava succedendo avrebbe portato alla rovina? Quel dono meraviglioso del cavallo era in realtà l'introduzione, cioè far entrare nella propria città l'elemento di disastro. E allora io voglio proporvi una specie di, diciamo, indovinello, no? Allora io adesso vi dico una parte del testo in cui veramente ho messo insieme diversi autori, perché così tornava bene, così mi sembrava molto presente il senso di quello che volevo che arrivasse. Nel frattempo voi cominciate a pensare quali sono gli autori, sono molto molto noti, un po' ve ne ho già detti, diciamo la verità. Però insomma, per dare un po' di vita a questa chiacchierata su uno spettacolo che non vedrete attraverso questo mezzo, che vi inviterò a rivedere quando lo faremo in teatro con il pubblico, ma di cui mi piace molto parlare e che forse ve ne farà venire ancora più voglia, spero. Va bene? Allora. Ma la nostra fine era prevedibile. Troia era perduta. Abbiamo visto la nostra patria crollare in quella notte funesta, quando i fuochi greci distruggevano le case. Ma non siamo stati vinti in guerra, non dalle armi, ma dopo aver resistito 10 anni, eravamo destinati a morire per l'inganno di una sola notte. Abbiamo visto la mole immensa del cavallo, il falso dono, e troppo creduli l'abbiamo portato in città, quel dono fatale. 4 volte lì sulla porta urtò, 4 volte nel ventre risuonarono le armi. Pure insistiamo noi, ciechi di follia, incalziamo incoscienti, e sulla rocca sacra il mostro funesto spingiamo. Era l'ora che il primo sonno sugli affranti mortali scende e diffonde soave il dono dei numi. Mi sveglio di colpo, salgo sulla cima più alta del tetto e lì rimango, teso, in ascolto. È come quando una scintilla nel furore del vento cade tra il grano, o come quando dal monte un rapido, violento torrente si getta nei campi furente e travolge i prati fertili, il lavoro dei buoi, sradica
trascina le selve, trascina con le stalle gli armenti. Allora fu chiara la frode, videro aperto l'inganno dei greci. Ecco, indovinato? Vabbè, però non ve lo dico, Non vi dico niente, semmai me lo scrivete per email, i pezzi che avete riconosciuto. Insomma, allora, l'immagine del cavallo di Troia. Da quell'immagine io sono partita per il mio viaggio, perché pulsava di qualche cosa di cui non mi rendevo bene conto. Tutti sanno di che cosa si tratta. Ma l'immagine di questo enorme cavallo che passa dentro al muro, che passa e si introduce nella città e dopodiché la distrugge, questo dono magnifico, dono funesto peraltro, come viene chiamato, a mio avviso ho cominciato a pensare che potesse davvero essere l'immagine di quello che stava accadendo, quello che sta accadendo al nostro mondo. E di questo ho avuto certezza parlando con un amico, grande intellettuale, Massimo Fini, che ha scritto tra l'altro dei libri che mi hanno illuminata. E, per esempio, di questo, La ragione aveva torto. È un libro che mi ha fatto fare un bel balzo avanti nella comprensione del mondo così com'è oggi. E quindi il cavallo che noi abbiamo introiettato è in qualche maniera il mondo. Abbiamo accettato questo grande dono del benessere, della possibilità di vivere anche al di sopra delle nostre possibilità, dell'accettare una tecnologia che ci ha fatto sentire assolutamente invincibili e inarrestabili, quasi immortali. L'abbiamo accettato e a questo punto però, e mi riallaccio al discorso che facevo all'inizio, in quel momento era il 2011 appunto, questo meraviglioso dono cominciava a mostrare delle falle, cominciava a far uscire l'esercito greco armato fino ai denti. Mi sembrava che in quel momento storico stesse accadendo questo. Gli anni successivi, dal 2011 in poi, hanno confermato questa idea, cioè la sensazione che una civiltà immensa, magnifica, la civiltà occidentale, stesse in qualche maniera subendo dei colpi straordinari, dei colpi che l'avrebbero fatta mutare completamente. Cioè ci siamo ritrovati in una società in cui non ci sono più i miti fondativi, le tradizioni, i riti, non c'è più memoria, non c'è più letteratura. E in una società del genere che si concentra sull'enfasi del nulla in fondo, è certo che il senso di una comunità si svuota di ogni interiorità. E l'uomo, l'essere umano, rimane sempre più solo, più indifeso, senza risorse. Ed è quello che in qualche maniera c'è un po' accaduto. Insieme a questo è accaduto anche molto altro, e non solo cose atroci, sono anche avvenute scoperte magnifiche e siamo anche andati avanti rispetto a certe ricerche, a certe evoluzioni anche umana. Ma sicuramente la società civile, la società occidentale, il mondo occidentale si è incrinato, ha cominciato a subire dei colpi gravi. E quando dico questo parlo ovviamente della società umana, dell'essere umano, che improvvisamente non è stato più considerato come individuo, ma solo come essere umano dentro a una comunità ben più grande. Cioè è cominciato a emergere il senso della globalizzazione, dell'uomo non più visto come appunto individuo, quanto collettività. Questo ragionamento, ovviamente, insieme a Massimo Fini, ci ha portato a scrivere un primo pezzo che porta la nostra Cassandra, questa nuova Cassandra che ho scritto, che ha avuto diversi titoli, perché il primo titolo che le abbiamo dato è stato Cassandra o del tempo divorato.
Ultimamente, quando abbiamo poi ripreso lo spettacolo, abbiamo pensato a un titolo nuovo, che era L'Eclissi Cassandra o L'Eclissi del Futuro. Diciamo che questa materia, elaborata insieme a Massimo, ma non soltanto insieme a lui, ha cominciato a prendere forma e ha avuto bisogno ad un certo punto di un'introduzione nella cosiddetta modernità. Quindi c'è un salto temporale dalla Cassandra di Troia, la profetessa di Troia, figlia di Ecuba e di Priamo, a una Cassandra che si ritrova oggi a vedere quello che sta accadendo. E questo pezzo è molto semplice, perché è come se questa nuova Cassandra improvvisamente fosse nuovamente in qualche maniera posseduta dal dio Apollo, da Dioniso, e dice: ogni città in ogni tempo introietta un nemico, è sempre un inganno, un falso dono a segnare il destino degli umani, è penetrato un cavallo anche tra queste mura. È come un virus per noi. Nel migliore dei mondi possibili che l'uomo ha creato, è penetrato un virus. Lo sta distruggendo dopo averlo accecato. Devo dire che l'ultima volta che ho fatto Cassandra, poco tempo fa, mi sono venuti i brividi a dire questa frase, perché mi sembrava quasi che forse ho avuto la sensazione di non dover più fare Cassandra a questo punto. Ai noi si è realizzato purtroppo la predizione di questa nuova creatura, che è frutto dell'immaginazione di alcune persone. E a questo punto io direi che l'ultima cosa che mi piacerebbe dire rispetto alla composizione di questo testo così strano, che è un patchwork veramente, o forse un puzzle, è nominare, per farvi capire, nominare gli autori che mi hanno portata in questa direzione. Uno dei primi autori è stato quello Jean Baudrillard, con La scomparsa della realtà, che tanto tempo prima aveva già immaginato questo mondo in cui in fondo la storia non riesce più veramente a essere tale. O appunto, addirittura la cosa che più mi ha colpito a rileggere I persuasori occulti di Packard, un libro credo del 50 o forse prima, del 58, che raccontava, potete immaginare cose, I persuasori occulti, anche la copertina è abbastanza eloquente. Oppure Marco Auger, che parla di non luoghi. Mi è venuto in mente ovviamente Pasolini che nella sua profezia racconta quello che in qualche maniera anni dopo è accaduto. E vi farò sentire anche un brano, un pezzettino di questa profezia. Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli dei figli, scenderà da Algeri su navi a vela o a remi. Sbarcheranno con lui a milioni, vestiti di stracci asiatici e camicie americane. Profezia, per Paolo Pasolini, 1962. Eh sì, è stato un bel lavoro mettere insieme i pezzi e farli diventare però teatro. Perché voi non potete immaginare, a parte quelli che fanno teatro ovviamente, quanto vivere sulla scena certi personaggi, ma forse addirittura direi vivere sulla scena, appunto, diventare carne e portare al pubblico un'esperienza umana. Tutto questo che avviene nel momento in cui viene percepito e avviene in un solo istante, è qualcosa di estremamente forte, che ha a che fare comunque con questo personaggio, in assoluto. Siamo tutti un po' Cassandra nel momento in cui viviamo sulla scena certi personaggi, perché portiamo qualche cosa che esce in qualche maniera da noi, diventa tutt'uno con la platea ed farà germogliare un frutto che avrà a che fare col futuro. Soltanto nei luoghi in cui si fa teatro dal vivo questo può accadere, perché è un'esperienza che non può passare liscia, non può passare dentro di noi senza toccarci veramente, senza davvero mettere in moto meccanismi
nostri che non ci, in qualche maniera non si iscrivano nel nostro DNA, oserei dire. Oggi se ne parla tanto di DNA. Ebbene, il DNA poi viene formato anche da queste esperienze. Lo spettacolo dal vivo è questo. Io devo dire che ogni volta che porto in scena Cassandra mi commuovo. Ogni volta che porto in scena Cassandra mi commuovo per le cose che dico e mi commuovo per il pubblico a cui le dico, per me stessa, che sono dentro a questa realtà, ma, e questo è il suo insegnamento, bisogna essere il più possibile lucidi rispetto a quello che ci sta accadendo e allenare il nostro pensiero critico, e anche questo è un altro insegnamento immenso di Cassandra. E però ora devo finire, voglio finire però con un pezzo di Massimo Fini che ha scritto sempre in questo suo libro di cui vi ho parlato, La ragione aveva torto, e ve lo lascio lì, lo butto lì e rifletteteci. È proprio un pensiero, è brevissimo. La cultura conquistata smarrendo la natura. Tecnologie che ci illudono di aver asservito la natura ai nostri fini, ma proprio per questo ora ci è difficile accettare l'unico accadimento in cui la natura continua inesorabilmente a sfuggirci e a vincere. La morte. È un pensiero da Cassandra, ovviamente, ma se ci si riflette bene, forse si può arrivare a conclusioni profonde e alte che ci possono migliorare. Penso di sì, anzi, sono abbastanza sicura di questo che dico. Alla prossima. Spunta l'alba e un nuovo giorno si prepara al calore e al silenzio. Al largo, sul mare, il vento dell'alba increspa e scivola. Io sono qui, o là, o altrove. Nel mio principio è la mia fine.